Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job. Nuovo router Rolex 5010. È già carico anche. Porta per caricarlo, porta LAN, Type-C perché questo funge anche da power bank. Per accenderlo basta tenere premuto il tasto power e adesso andiamo a provarlo inserendoci la SIM. Io ci butto su una SIM Wind 3. Perfetto, e ora proviamo ad andare a configurarlo. Una volta acceso il modem, vi basterà andare in connessioni Wi-Fi, io lo faccio dal Mac, altre reti, trova OLX 5G e anche il 2.4, ma io in sto caso mi collego in 5G. Inserite la password che è sotto qui nell'etichetta, in sto caso è 702206. Ok, una volta connesso alla rete, andate qui e cercate 192.168.8.1, invio, entrerete nella modalità di configurazione del router, admin e admin, date login, qui vi confermerà il cambio della password se volete farlo, io in sto caso non lo faccio, quindi cancello, non adesso, e come potete vedere il router è collegato. Se non si dovesse collegare, vi basterà andare in App Module, Network Setting, selezionare tipo di APN, in questo caso mettiamo APN2, e inserite l'APN del vostro operatore. Date Apply, OK, e tornando in Network Status, vedete che adesso è disconnesso, ora si è riconnesso in 4G e 5G. Aspettate un secondo. Le due freccette lampeggeranno se avete entrambe le connessioni attive, mentre se ne lampeggia una sola, vuol dire che funziona in 4G. Qui dentro avete un sacco di possibilità di configurazione. Potete configurare la WAN, la porta LAN, il nome dell'operatore, se automatico o manuale, DHCP e DNS, potete configurare un sacco di cose, messaggi, rubrica, e togliere il PIN dalla SIM, avete una valanga di cose, in più avete anche la possibilità di aggiornare i firmware. Ovviamente i firmware vengono consegnati a noi perché noi abbiamo la possibilità di eseguire le riparazioni su questi routerini che sono veramente una bomba e funzionano, ripeto, anche come power bank, quindi potete portarli in giro. Sono un po' scomodi per la grandezza, ma sono eccezionali perché navigano a velocità stratosferiche. Adesso proviamo a fare uno speed test. E ripeto, questa è una SIM Wind 3. Vedete? E siamo praticamente in una grotta in sto momento perché siamo sottoterra e mi sta navigando a 320 mega al secondo. La differenza con l'altro router che vi avevo portato in recensione sul canale, che era lo ZTE, questo qua è molto 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 più pratico perché appunto avete la possibilità di portarlo in giro e dove volete. Volete andare in vacanza, potete portarvelo via perché ha la batteria sua integrata all'interno. Ecco qua, finito lo speed test, 337 in download e 32 megabit in upload, quindi è qualcosa di eccezionale.
Il ping non è neanche tanto alto, perché in 41 millisecondi non è tantissimo. Quindi per me è veramente valida come opzione. Ragazzi, anche per oggi la recensione ve l'ho fatta breve, ma per qualsiasi cosa basta che mi scriviate sui commenti oppure chiamate il numero che vi lascerò sotto e nel link in descrizione. E niente, lo trovo un oggetto veramente pratico e funzionale, e se avete qualsiasi domanda scrivetemelo tranquillamente o su Instagram oppure appunto sotto nei commenti. Quindi ci vediamo per un prossimo video, e intanto io vi saluto. Ciao!